Bomber, da una parte Bonazzoli, dall'altra Bianchi, poi stesso destino perché hanno segnato e sono stati poi costretti ad uscire per infortunio. Il servizio. Uno a uno pirotecnico al granillo, Regina e Torino si pungono e si rispettano con la toccata e fuga delle firme più attese. Ed in generale una battaglia che ha mostrato aspetti da migliorare ma anche uno spirito promettente per entrambe. Lerda schiera Savagno al posto dello squalificato Garofalo, match winner dell'ultimo precedente. Per Azzori c'è il rientro di Emiliano Bonazzoli, che dopo 4 minuti fa già esultare il granillo. Barillà da sinistra crossa un pallone morbido e tanto basta per mettere in scacco la difesa ospite. Il Toro protesta un contatto fra lo stesso Bonazzoli, che lascia il centrale granata fuori causa nell'azione del gol. Ma sì, anche se la partita dell'ex empolese finisce prima del decimo con l'ingresso di Rivalta. L'idea di Lerda è quella di battere le fasce con gli esterni invertiti rispetto al solito, ed è buona visto che dal lavoro delle due ali arriva l'immediato pareggio, firmato ovviamente da Rolando Bianchi. L'azione passa da Lazarevic, Scaglia e De Vezze. La difesa regina è un festival horror e per il capitano del Torino è quasi banale rispondere a Bonazzoli pareggiando il conto con il suo settimo sigillo. Il sorriso dura però pochissimo, perché un minuto dopo il totem granata avverte un risentimento all'interno coscia, costringendo Lerda a togliere la sua risorsa primaria, c'è chi dice unica, e a spendere il secondo cambio nel primo quarto d'ora lanciando Pellicori. È un Toro che, nonostante l'accanimento della mala sorte, sembra più in palla. Le mezze punte lavorano benissimo e la regina è costretta a ballare, anche se i pericoli per Puggioni sono leggeri, l'esatto contrario di quanto succede nell'area opposta, perché i calabresi sono in difficoltà in mediana, ma quando partono vanno sempre fino in fondo. Vedere per credere l'azione che a metà tempo porta Bonazzoli a regalare un assist perfetto per Campagnacci, che sbaglia malamente la scelta cercando solo la potenza. La partita è aperta e coinvolgente. Azzori vede a destra un Eldorado per le difficoltà enormi di Savagno e manda da quelle parti Missiroli. Ma la sfortuna guarda anche a lui, perché alla mezz'ora Bonazzoli avverte un problema simile a quello di Bianchi e lascia la contesa orfana dei due protagonisti principali. L'uomo chiave per la regina pare poter essere Missiroli, che sa come sfruttare sia i tentennamenti continui di Savagno che le ataviche amnesie granata sulle palle inattive. Un primo tempo lunghissimo si chiude con il gol giustamente annullato a Barillà per fuorigioco, con sommo sospiro di sollievo di Ogbonna andato clamorosamente a vuoto. La ripresa inizia sempre all'insegna dell'equilibrio e della mobilità, è però la regina ad avere maggiormente il pallone, puntando sulla sinistra e sull'attivismo delle punte. Campagnacci al 54esimo vola via e Bassi è costretto a salvare in qualche modo su Zizzari, che si danna in maniera apprezzabile, ma che difetta ancora di killer instinct, come dimostra la grande occasione di un minuto dopo sprecata con un tentativo sballato dall'attaccante Spezzino. Il Torino è comunque vivo, Sgrigna continua a trovare spazi confortanti in mezzo, Puggioni è molto bravo nel contenere un suo piazzato centrale, ma reso assai complicato dalla copertura della barriera. Azzori ci prova con l'Averone per il rombante marruffone Adesio. Lerda si gioca la carta Belinghieri per Scaglia, rivoluzionando la linea dei trequartisti di un Toro che sfrutta meglio la frattura del centrocampo. Pellicori trova un pallone gustosissimo a metà ripresa, ma non riesce ad infilare Puggioni. Lo spirito granata è lampante almeno quanto la mancanza di equilibrio. I contropiede reggini continuano ad essere un fattore determinante e al 71esimo Bassi ancora una volta risulta efficace pur senza stile sul tiro cross complicato di l'Averone. Il finale vede due squadre stremate dal ritmo alto e dai postumi dell'infrasettimanale. Provare a sbagliare il meno possibile. Il Torino va vicino al colpaccio con i mediani De Vezze e De Feudis, entrambi in grande crescita ma frenati da Puggioni. E a Lerda può andare bene il risultato, la prova di stabilità e una serie positiva che parla di 8 punti in 4 partite. Indicazioni che non sono di certo negative neanche per una regina che forse ha sprecato l'occasione del salto in alto, ma che con la strategia della continuità si ritrova seconda da sola alla vigilia della trasferta di Novara, che infiammerà il prossimo turno e darà risposte pesanti. Servizio firmato Stefano Borghi. Anche Borghi la pensa come il nostro Francesco Letizia, perché il prossimo turno darà risposte pesanti, perché c'è Novara Regina. Pareggio sostanzialmente giusto. Certo è che Puggioni alla fine ha fatto una gran parata su De Feudis. Zizzari si era mangiato prima una grande occasione. Mister, adesso mi verrebbe da chiedere, no? Se ha sofferto più la regina, l'assenza, l'infortunio di Bonazzoli, o più il Torino, l'infortunio di Bianchi? Perché sono due giocatori decisivi, no? Esatto, questo non lo so sinceramente, però sono due giocatori importanti. Un altro giocatore che mi entusiasma della regina, oltre che a Bomber, da una parte Bonazzoli, dall'altra Bianchi. Poi ho visto un primo tempo complessivamente giocato a livello di Serie A, c'è un primo tempo molto bello, proprio da Serie B alta, cioè da anticamera di Serie A, tra due squadre. Io ho visto forse il miglior Torino dell'anno,
ma se non il migliore, uno dei migliori. Una squadra che ha fatto dei progressi enormi, che ha avuto qualche amnesia in fase difensiva, che ha sofferto sulla fascia di Zavagno, non avendo alternative. Lerd chiaramente ha rischiato un po' perché Zavagni ha preso una munizione presto e quindi soprattutto spostando Misteroi da quella parte, poi Zavagni ha rischiato anche perché ha fatto un paio di falli, soprattutto uno al confine tra l'ammunizione e la non ammunizione, sarebbe stato il secondo cartellino. Il pareggio sostanzialmente è giusto. E chiaramente quando escono Bianchi e Bonazzoli, anche in Serie A, se uscisse, che ne so, Gilardino da una parte e Borriello dall'altro, comunque gli attaccanti di riferimento, qualsiasi squadra potrebbe avere dei problemi. Infatti quello è il mio dubbio, capito Alfredo? Esatto, con una piccola differenza, che comunque il Toro ha impiegato un evanescente Pellicori, la Regina ha impiegato un ancor più evanescente Zizzari, perché se noi guardiamo Zizzari nell'occasione famosa del possibile 2-1 nel secondo tempo, ha fatto una cosa che non era né un tiro né un cross. L'abbiamo detto. Lì, voglio dire, uno specialista vero, freddo, fa gol, ma se non vuoi far gol, prova almeno ad accompagnarla verso Campagnacci, che stava arrivando proprio alle spalle di tutti, avrebbe accompagnato il pallone a porta vuota. Quindi la Regina, chiaramente io non dico che la Regina sia Bonazzoli dipendente, non lo dico per un semplice motivo, perché poi anche senza Bonazzoli la Regina ha vinto due partite col Porto Guruare e martedì a Cittadella, e quindi nessuno è dipendente da qualcuno. Voglio invece sottolineare il fatto che è una squadra che senza Bonazzoli perde gran parte del potenziale, soprattutto quando l'avevi ritrovato, mentre il Torino senza Bianchi ha un sostituto navigato per la B come Pellicori, però non è la stessa cosa. Ripeto, il Torino ha fatto dei progressi enormi rispetto alle, indipendentemente dagli 8 punti su 12, gli 8 punti in 4 partite che ha collezionato il Toro delle ultime uscite, delle ultime esibizioni, però vedo una squadra che sta crescendo sempre più, a conferma che comunque quell'organico consegnato all'Erda non era un organico così da buttare, non c'erano 600.000 problemi come sentivo dire fino a 15 giorni fa. Al Toro mancheranno Alfredo Bianchi e Pellicori nella sfida interna di sabato. Diffidato. Sì, Pellicori era diffidato, adesso vediamo la portata di questi due infortuni, perché Bianchi e Bonazzoli bisogna capire per quanto tempo staranno fermi. Infatti, premesso che all'Olimpico di Torino sta succedendo di tutto, però tu hai accennato all'esultanza polemica di Rolando Bianchi di fronte ai suoi ex tifosi, che ha fatto arrabbiare il presidente della Regina Lillo Foti. Ho le dichiarazioni di Foti, Alfredo, andiamo a leggere con Enrico Cerruti. Enrico? Sì, ci sono tutte le dichiarazioni, a parte Puggioni che si è arrabbiato, ha detto che c'erano due espulsioni, ma quelle più importanti del presidente Foti, come diceva Alfredo, non capisco l'atteggiamento di Bianchi, ha parlato il presidente, ho detto a lui che ho difficoltà a riconoscere il Rolli, così lo chiama, che per due anni prima ha superato l'infortunio e poi contribuito con la sua semplicità ad ottenere uno dei traguardi più storici, riferito proprio a quella salvezza della Regina. Mi auguro che possa migliorare sotto certi aspetti, non vedo motivi per un comportamento molto arrogante con cui Bianchi oggi si è accostato al pubblico di Reggio, che lo ha sempre amato. Come ti dicevo, poi Puggioni invece ha detto che mancano due espulsioni e se l'è presa con, insomma, un po' con Lerda, il portiere della Regina. Ma io volevo soltanto aggiungere che ne ho parlato prima, credo che già volevo martedì... Volevo anche il parere di Foscarini, finisci, vai Alfredo. Sì, dopo martedì io credo che Bianchi... Sai quante volte ho difeso Bianchi in certe situazioni? Che è un ragazzo comunque di un certo spessore, però già, ecco, questa è la storia di martedì, tu vai ad accendere un cerino in un ambiente già infuocato, con un incendio che è già abbastanza alto, e te la potevi risparmiare, caro Rolando, perché questo non è un atteggiamento che aiuta. Hai fatto gol, festeggia con i compagni e cerca di chiuderla qui. Oggi, aggravante, vai a giocare su un campo. Noi ricordiamo che la Regina prese Bianchi dopo gravi problemi fisici. Bianchi non aveva visibilità da nessuna parte. Cioè, la Regina ha investito su Bianchi, poi Bianchi ha investito sulla Regina, nel senso che ha fatto grandi cose quell'anno lì. Però mi è sembrato molto inopportuno questo tipo di atteggiamento, che non appartiene al repertorio di Bianchi, che è la sintesi di un nervosismo strisciante, palpabile, evidente, ma secondo me, quando ti ho detto prima che stavo quasi per mettere Bianchi dietro la lavagna, sono di quei gesti inopportuni e fuori da qualsiasi logica che sinceramente non riesco a capire. Quindi Bianchi ha perso... Sì, un po' nervoso, sì, ma siamo tutti nervosi. Non è che il nervosismo è il nervosismo... Tu sei particolarmente nervosa stasera, magari, per altri motivi, non lo so. Ma non è che il nervosismo... Ma pure io posso essere influenzato, nervoso, stanco, ma che vuol dire? No. Ma non puoi fare quella cosa lì davanti a una platea che comunque ti ha trattato sempre come un re. Poi sei andato
andato al Manchester City. Ma io sono d'accordo, Alfred, io stavo dicendo...